Adesso avrebbe dovuto essere con noi Dimitro Cistiak, che peraltro già da qualche anno è presente al Festival Europa in Versi, ma anche lui purtroppo è dispiaciutissimo, ma con la situazione che c'è in Ucraina non ha potuto ovviamente venire da noi. Tra l'altro mi ha detto che era andato qualche tempo fa a Bruxelles e ha avuto un sacco di problemi, poi al rientro, quindi dispiaciutissimo, non ha potuto presenziare, ma come per gli altri poeti vorremmo leggere una poesia sua. La poesia di Cistia, che peraltro ho avuto anche il piacere di tradurre, ma chiaramente non dall'ucraino, ma dal francese, che abbiamo pubblicato con i Quaderni del Bardo, è veramente una poesia ricchissima di simboli ed è un mondo dove magia, alchimia, misticismo, spiritualità permeano ogni verso e sembrano condurre il lettore verso un cammino iniziatico, che è dote indispensabile per entrare in dialogo e in comunione con tutto il mondo che ci circonda. Dimitro Cistiak, attraverso un linguaggio ricco di simboli e allegorie, mira a svelare la conoscenza della propria interiorità, gli insegnamenti della natura, per trovare la strada verso l'assoluto. A leggerlo, peccato che non possa leggere lui in ucraino, perché tra l'altro aveva questa lettura molto significativa, molto cadenzata, molto musicale, ma comunque sicuramente anche nella traduzione italiana ce lo leggerà Marco Azzola, che è un fine lettore di poesia, sia lettore sia nella recitazione, rende molto bene. Tu sei troppo esagerata verso di me. Dimitro Cistiak, addio ai frutteti. Ti vedo per l'ultima volta nella lucentezza delle finestre di sera. Per non piangere, canti. Poi ti allontani e il tuo sorriso svanisce. Chiudo gli occhi, ti abbraccio di nuovo, il silenzio si infrange, fluttua sulle mie spalle, fischia nel mio petto. Il giglio manda un grido, la spiga si illumina nel mio occhio di fronte alle maree. Di colpo il tuono rimbomba, i vetri si infrangono, la caverna si spalanca. Una pietra cade dal mio sguardo, un serpente si lancia nelle mie braccia verso vini scuri. Senza una casa, una roccia, il fulmine incendia il mio ciliegio. Per un istante lo credo incandescente, ma ecco che già è bruciato troppo in fretta. Mi allontano dal fuoco. Con la rondine sulla spalla, sento il sale sul viso, mi getto nel mare per lasciare quel frutteto bruciato, ma non annegherò. Il bagliore del mio ciliegio bruciato saprà portarmi verso una nuova terra.